Sono Giuliano Taviani, sono un compositore, mi sono specializzato sulle musiche da film. Io sono nato in una famiglia dove si respirava musica da sempre, mia sorella violoncellista, mio padre pianista, oltre ad essere un regista. Quando un po' più tardi, a 13 anni, 14 anni, entrando al liceo, ho conosciuto il rock and roll e il punk. Lì mi si è accesa una lampadina, ho scoperto una forza incredibile di un'arte come questo rock and roll che mi faceva alzare la mattina, mi dava una forza incredibile ed era una forma d'arte che a casa mia non c'era mai stata. Finalmente una forma d'arte che conoscevo io per primo. Da lì ho capito che la mia passione era la musica. Decisi allora di fare composizione tradizionale per riprendermi tutto quel passato di leggi, diciamo, di musica che invece non avevo studiato prima. Io che cosa faccio? Io leggo la sceneggiatura ed è un momento bellissimo, nel senso che mi immagino il mio film, che probabilmente non sarà quello che poi vedrò. Però questa mia immaginazione mi aiuta a veramente con grande libertà a buttare giù delle idee musicali. Ed è un momento molto importante proprio per la creazione della musica. E poi aspetto il primo montaggio. Ecco, vedendo quei primi montaggi io mi rendo conto se quelle idee che avevo avuto erano giuste o no. Se il colore che avevo musicale che avevo immaginato leggendo la sceneggiatura corrisponde al colore del film che sto finalmente vedendo col primo montaggio. A volte funziona, a volte ci avevo beccato, altre volte no. Ma anche quando poi il film è molto diverso da come l'ho immaginato, devo dire che il lavoro che ho fatto appunto nella prima fase poi è sempre utile, nel senso che grazie all'orchestrazione o cambiando qualche cosa, comunque riesco a tenere quell'idea, quella suggestione che era una cosa molto mia, privata, il rapporto mio con il film, con il soggetto, con la sceneggiatura, e poi svilupparla seguendo chiaramente le indicazioni del regista e della storia, appunto, che finalmente ho sotto gli occhi. Io lavoro in un piccolo studiolo a casa mia, piccolo perché non abbiamo bisogno di grandi spazi, e fondamentalmente il mio tempo lo passo lì. Pensando, scrivendo, lavorando sul film. Poi c'è l'ultima parte, anche quella chiaramente molto importante, è quella dove si viene qui, dove siamo ora, alla Digital Records. Ultimamente, da sempre, in verità, io lavoro con Goffredo Gibellini e con questo bellissimo studio a Roma. Registriamo l'orchestra o le chitarre, i bassi, la sezione ritmica. Una volta registrata la musica, ci mettiamo qui con Goffredo, abbiamo sempre per i soliti problemi di tempo, pochissimi giorni a disposizione per un lavoro estremamente complicato come il mix. È un momento affascinantissimo dove l'idea compositiva piano piano si realizza e allora la possibilità di alzare il timpano oppure il glockenspiel oppure la chitarra, il pianoforte, sappiamo bene, sembrano delle sciocchezze, ma un pezzo se viene missato in una certa maniera può cambiare completamente il suo senso e l'emozione che dà al pubblico. Il rapporto con Francesco Munsi, il rapporto con la musica nei suoi film è un rapporto complicato. Francesco è uno di quei registi che vorrebbe non mettere mai la musica. Ora sto esagerando perché poi non è vero, poi è cosciente, è molto cosciente dell'importanza che ha la musica, ma lui tende alla sottrazione, che a me devo dire va benissimo. Il rischio spesso nei film è quello di fare un uso esagerato della musica e quindi far diventare tutta la colonna un piattume che quasi uno non si rende nemmeno conto se c'è o non c'è. La prima parte del film Anime Nere non ha musica, inizia proprio per mezz'ora, non c'è musica. Poi abbiamo deciso di inserire dei suoni minimali, dei richiami anche alla Calabria, arrivando poi piano piano costruendo una colonna che da zero piano piano inizia a formarsi e ha il suo massimo splendore, se vogliamo dire, verso il finale, così come il film. I migliori o i più grandi per me compositori è molto difficile, sono tantissimi, ne amo tantissimi di compositori che considero maestri. Devo tornare allora al mio passato proprio personale e Nicola Piovani.
avendo lavorato nei film di mio padre e mio zio, e quindi io da piccolo ho assorbito, ho vissuto quelle musiche che mio padre poi, prima delle registrazioni, arrivava a casa, aveva lo spartito e le suonava. Quindi a me già mi entravano le melodie nelle orecchie, poi andavo, a volte seguivo mio padre in questi studi bellissimi dove registravano le musiche e poi lo vedevo sul film. Ecco, allora quelle musiche, in particolare le musiche di Chaos e della Notte di San Lorenzo di Nicola Piovani, sono a livello melodico e anche compositivo, armonico, ma la grandezza della melodia di Piovani è ineguagliabile. Thank you.